Ieri Instagram ha introdotto un nuovo adesivo per le nostre storie, cioè il quiz, che altro non è che un vero e proprio quiz, appunto, dove possiamo aggiungere, non so quante, però sicuramente 4, perché sono quelle che ho aggiunto io, risposte, quindi opzioni, e fare una domanda ai nostri followers. Starà a loro indovinare la risposta corretta. La cosa divertente è che è un quiz live, quindi noi impostiamo la risposta corretta e quando voi andate a rispondere vi apparirà se avete azzeccato la risposta o meno. Mi spiego meglio. Ieri vi ho fatto 15 domande nelle mie stories, ieri sera, per vedere quante ne sapevate in realtà su di me. Domande recenti, domande un po' più vecchiotte, curiosità e cose che dovreste veramente sapere se siete davvero dei miei fan. Oggi andremo a vedere appunto quanti di voi hanno azzeccato e quanti no e soprattutto risponderemo finalmente a queste domande. Quindi se avete partecipato al quiz ieri sera lasciate un mi piace e soprattutto scrivetemi qua sotto nei commenti che altri video potrei fare con il quiz di Instagram, perché potrebbe essere una cosa, uno strumento molto potente, come lo sono stati i sondaggi. Iniziamo. Quando sono nato? Gennaio, marzo, novembre o dicembre? La maggior parte di voi ha risposto... Un attimo che si è bloccato lo telefono, scusate. La risposta corretta era novembre. Che bello che quando azzecchi la risposta ti fa tutti i coriandoli così, mi dà una gioia infinita. La maggior parte di voi ha azzeccato, anche se un gran numero di persone ha detto marzo. Non so per quale motivo, forse perché sono andato ad aprile. Però che cazzo c'entra, ci sono andato ad aprile a Venezia. Comunque no, novembre, 21 novembre del 95 nasceva questo bel figliuolo. Seconda domanda, questa un po' più personale. Guarda, prima di dirvi le risposte voglio capire quanti di voi mi davano per spacciato e hanno votato 67. Ecco, abbastanza, ma non tutti. Però ci sono 3600 persone che mi avrebbero dato 67 al diploma, o pensano che io abbia una faccia da 67. Mi spiace deludervi, mi sono diplomato con 80. Però sono curioso di sapere qual è il... Tanto se ci sono dei suoni. Proviamo a votare 67. No, non ci sono dei suoni, semplicemente mi dice che abbiamo sbagliato. Comunque sì, 80 ragazzi, 80 tondi tondi. Il mio voto me lo sono preso, me ne vado a... me ne sono andato a casa bello contento. Un po' meno contenti i miei, ma sti grandissimi cazzi. Di cosa ho sempre avuto paura? Se non sapete questa ragazzi, non reputatevi i miei fan, perché è veramente semplice, semplice, semplice. Ecco, infatti, la maggior parte di voi ha azzeccato, ben 6700 persone. Ho paura, una paura fottuta ragazzi, dei cani. Infatti è una cosa che mi porto da piccolino. Da piccolino non ho idea del perché, probabilmente me l'ha infusa mia madre, ma mi caco addosso quando ci sono i cani. Mica tutti, perché altrimenti non potrei uscire di casa. Ma se sono dei randagi e in più sono di taglia medio-grande, cazzo, scappo tantissimo. Cioè, corro e chi si è visto si è visto. Quanti canali YouTube ho avuto? Qua non ci avete preso manco per il 11.000 voti, quindi qua proprio uno spacco netto. 11.000 persone hanno votato per due, quindi pensano che io abbia avuto solo due canali. In realtà ne ho avuti 4. Perché c'è stato il primissimissimissimo canale, che appunto lo ripeto in questo video, ma l'ho detto forse in un video vecchissimo. Si chiamava Xizeful, scritto come state vedendo qui, e facevo review di videogiochi. È durato 2 mesi. Poi c'è stato Segnale Disturbato. Poi c'è stato, ed è ancora online, More Than a Guitar. Era un canale secondario dove volevo caricare video di chitarra, poi però mi sono rotto le balle. E poi Xmurri, che è il mio attuale canale dal 2011. Oh, altra domanda molto molto a trabocchetto. Qual è il mio piatto preferito? Qui vi ho tirato un bel tranello, perché ovviamente dopo panna tutti si sarebbero aspettati che il mio piatto preferito fosse la carbonara. Infatti 10.000 di voi hanno votato carbonara. In realtà il mio piatto preferito è il sushi. Eh già, magari molti di voi mi vorranno sparare, mi spareranno nei piedi. È inutile prendervi in giro ragazzi. Da 3-4 anni ormai è il sushi. Non è che adesso non mangi altro, anzi lo mangio raramente, paradossalmente. Sì e no, una volta a settimana. La gioia che ho quando mangio il sushi non la raggiungo con nessun altro cibo. Vorrete mica impalarvi per questo?
probabilmente sì. Da quanti anni sto con Federica? Questa è semplice, dai, questa è abbastanza semplice. Vediamo se la maggior parte di voi ha indovinato. Sì, sto con Federica da 6 anni, freschi freschi, fatti il 7 aprile. Questa è una domanda che ho sbagliato a darvi la risposta esatta qua. Non l'ho modificata. Quanti iscritti ho al momento? Molti si sono confusi. C'è chi ha votato 1.822.000, ma è sbagliato. Troppo ho sbagliato qua a darvi la risposta corretta. Ne ho 1.775.000. 1.775.000, esatto, giusto. Ok, ok, ci siamo scaldati. Stiamo andando abbastanza bene. Anche se in alcune domande, se ho voluto fare lo stronzetto, ci sono riuscito e vi ho tratto in inganno. Domanda personalissima. Forse solo i più attenti sapranno la risposta, perché non ne ho parlato molte volte. Ma qual è la mia serie TV preferita? Vediamo cosa avete risposto. 8.500 persone, quindi la grandissima maggioranza, ha votato Breaking Bad. Ma Breaking Bad è la mia seconda serie preferita, perché niente mai batterà probabilmente Il Signore degli Anelli. Quanto sono alto? Questa era impossibile probabilmente, infatti penso che avrete un po' sbagliato tutti. Ah, in realtà la maggior parte di voi ha azzeccato. Sono alto 1,78. Non ho idea di come cazzo abbiate fatto ad azzeccarlo. La carta d'identità dice 1,80, ma non... probabilmente non è vero proprio mai al mondo. Però sono 1,78. Adesso, centimetro più centimetro meno. Infatti questa era pure una domanda un po' del cacchè. Cioè, come si fa a dire effettivamente quanto sei alto? Sono fieramente basso. Qui non me l'aspettavo, sai? Non me l'aspettavo. Che squadra tifo? Palermo, Roma, Juve o nessuna? Molti di voi probabilmente spesso sapranno, penso, che non tifo un cacchè, non mi interessa il calcio. A meno che non debba fare dei product placement, in quel caso mi interessa. No, in realtà non è che non mi interessa proprio, non lo seguo. Di conseguenza non tifo nulla in realtà. Questa non ho idea di come possiate saperla, ragazzi, perché non l'ho mai detto in nessun video. Però, che animale ho avuto? Gatto, criceto, pappagallo, tartaruga? La risposta è tartaruga. E anche qui siete stati bravi. La maggioranza ha risposto tartaruga. Ma quando è che l'ho mai detto, ragazzi? Che io mi ricordi mai, mai. Non ho mai parlato delle mie tartarughe. Cioè, in realtà forse sì, ho parlato delle mie tartarughe, ma in un video vecchissimo, in video proprio di almeno un anno fa. Quindi o hanno risposto i veterani o avete avuto tanto tanto. Cantante preferito? Qua c'era un indizio, a parte che lo dovreste sapere perché con Mike ci siamo scambiati più volte delle storie di presa in giro. Però vediamo se avete indovinato. Sì, dai, avete indovinato. Bruno Mars è il mio cantante preferito. No, forse ho sbagliato. Ok, Bruno Mars è il mio cantante preferito. Mi piace molto anche Ed Sheeran, infatti l'ho messo. Ma non ne ho mai parlato, anche se è stato il secondo più votato. Cambiamo tipologia di domanda. Solo una delle quattro opzioni è vera. Quale? Sono astemio. Da piccolo andavo dalle suore. Ho avuto una sola storia. Non so guidare la bicicletta. Da piccolo, ragazzi, andavo dalle suore. E avete indovinato praticamente tutti. Che dire, non è servito a molto. A quanto pare non è servito a molto. Però ho dei bellissimi ricordi di quegli anni. Ho fatto le mie peggiori cose lì. Cioè, paradossalmente sono entrato alle medie e sono diventato un babbazzo. Ma minchia, alle elementari ero proprio una peste. Che sport facevo fino a poco tempo fa? Anche qui c'è del trabocchetto, perché in realtà taekwondo l'ho fatto per tanti tanti anni. Vediamo se avete indovinato. Non avete indovinato. Pazzesco. Perché in realtà io ho fatto capoeira fino a poco tempo fa. Non lo sapete semplicemente perché penso di aver smesso nel 2014. Quindi cazzo, 5 anni fa. E sono un bel po', effettivamente. Però sì, l'ultimo sport, oltre alla palestra, è stato la capoeira. Ed è stata una delle cose più fighe che abbia mai fatto in vita mia. Se non la conoscete, andatevi a informare, perché è veramente bellissima, ragazzi. Cioè, io facevo delle cose troppo troppo fighe. E poi una domanda zozza per concludere. Tette o culo, che ho rappresentato con le emoji della pera e della pesca. Vediamo cosa avete detto. 12.000 hanno votato pesca. Sì, ragazzi, culo tutta la vita. Non è che disdegno le tette, ma culo tutta la vita. Bene, ragazzi, io direi che questo video rapido indolore possa concludersi qua. In realtà rapido no, perché sarà durato sempre quei 10 minuti, perché ho parlato veramente tanto. Se avete indovinato la maggior parte delle risposte, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Se non avete indovinato, vi dovete rifare, dovete essere più attivi. Ci vediamo al prossimo video. Woo!